Buonasera a tutti, eccoci qua, Buonasera. tornati con una nuova live. Allora, innanzitutto fateci sapere nei commenti se sentite, vedete se è tutto a posto, ecco, se avete problemi, segnalatecelo. Allora, stasera novità, partiamo con una nuova serie di live dedicata alla geologia degli esopianeti. Con me stasera c'è Nicola Mari, ricercatore in geologia planetaria e Salve. vulcanologia, che è entrato a far parte tra poco nel team. Quindi, Nicola, buonasera. Buonasera a tutti, sono in diretta da Milano. Come ha detto Pasquale Danna, sto iniziando questa nuova serie, mini serie di live sulla geologia degli esopianeti, che diciamo è un argomento abbastanza nuovo che andiamo a scoprire in questi anni di ricerche astronomiche. Perché finora non abbiamo mai visto realmente un'immagine dettagliata di un esopianeta, quindi arrivare a capire la sua geologia è qualcosa di innovativo, assolutamente innovativo e futuristico. Quindi iniziare a capire come sono fatti questi mondi è essenziale, è molto molto bello. Quindi, la mia idea con questa serie di live è proprio portarvi a capire come sono fatti questi pianeti che sono fuori dal nostro sistema solare. E andremo a vedere in queste 5 puntate alcuni dei più strani esopianeti. In questa prima puntata ci dedicheremo a un pianeta diamante, nella seconda a un pianeta di lava, e nella terza ci dedicheremo a un pianeta così oscuro che è più nero del carbone. E poi nella quarta ci dedicheremo ai pianeti che vagano da soli nello spazio, i cosiddetti rogue planets. E nell'ultima puntata vedremo un pianeta che è sopravvissuto all'esplosione di una stella e parleremo anche del futuro della Terra, del nostro pianeta. Quindi oggi ci dedicheremo a 55 Cancrie, che è un pianeta Quindi diamante. ci aspetta un piatto ricco, Nicola. Sicuramente sarà Esatto, una molto, molto ricco. Esatto. interessante, perché poi gli Molto esopianeti, io sono il primo, ecco, che è interessato. Quindi veramente ci aspetteranno varie puntate molto, molto ricche. Anche Nicola farà un appuntamento ogni 15 giorni, sempre di sì. Ecco, sì, ogni mercoledì e sempre alle sempre 21. Non mercoledì. vi preoccupate che, come tutti gli altri eventi, usciranno, ecco, gli eventi lo saprete tanto prima, quindi dovete soltanto seguirci. Vi voglio ricordare di condividere la live sui vostri profili, mi raccomando. Chi vuole può donare stelle, anzi ringrazio già, ne avevo vista una prima, ecco la Marilena per le stelle, grazie di cuore. Poi un'altra cosa importante, Nicola, eccoci, farà il prospetto di questo meraviglioso esopianeta e dopo, ecco, spazio alle domande, quindi scatenatevi, io sono già pronto, ecco, per la lettura delle domande. Non vi preoccupate, ci dedicheremo anche a questo. Allora, tra poco condivido le live di Nicola. Nicola, quindi se permetti giusto una parola su quale stella, ecco, andiamo a vedere il sistema, come ha detto Nicola, di 55 Cancri. 55 Cancri è una stella collocata nella costellazione del Cancro. In realtà non è composto da una sola stella, ma sono due stelle. Ecco, quindi è un sistema binario. Però attorno alla principale, attorno alla stella principale orbitano ben 5 esopianeti e noi andremo ad esaminare proprio uno di questi. Poi ecco, c'è una piccola panoramica su come si individuano, quindi ci sarà, insomma, tanta carne al fuoco. E vi voglio ricordare che la costellazione del Cancro è una costellazione innanzitutto bellissima. Anzi, Nicola, se permetti, faccio vedere un attimo con Vai, la vai, foto che vai. avevo preparato. Sì. Ecco, ragazzi, allora questa è la. Adesso vediamo di ingrandire un pochino. Ecco, questa è una parte della costellazione del Cancro. Questo è un ammasso bellissimo, si chiama l'ammasso del Presepe, che magari prima o poi vedremo anche in diretta. Purtroppo lo dovevamo vedere l'altra sera, però sono arrivate le nuvole, quindi non abbiamo potuto far nulla. E la stella in questione è questa qua, segnata con la freccia. Quindi è una stella che ha una magnitudine apparente di circa 6 più o meno, quindi in teoria con un buon binocolo è visibile, chiaramente in condizioni ottimali anche a occhio nudo, ma la vedo un po' complicata, però di questo parlavamo prima con Nicola, è bellissimo il fatto di
osservare il cielo e pensare, ok, sto guardando quella stella e intorno a quella stella ci sono esopianeti, cioè una cosa fantastica. Quindi io sono emozionato per questa tipologia di live e sono No, molto non solo contento. questo, cioè pensare proprio, a parte il fatto di sapere che c'è un esopianeta lì intorno a quella stella, pensare di sapere come è fatto, cosa sta succedendo in quel mondo, cioè stando così a distanza, anni luce da distanza, centinaia di anni luce da distanza, sapere come si sta comportando quel mondo è qualcosa di meraviglioso. Esatto, infatti parliamo di un sistema che si trova per, in questo caso di quello che parleremo stasera, di circa 41 anni luce dalla Terra, quindi che cosa bellissima, veramente. Quindi io direi di catapultarci, ecco, quindi Nicola, Catapultiamoci. quando vuoi io ti Sì. condivido le slide. Allora, metto subito le slide e puoi iniziare a condividere. Ecco qua, prego, tutto tuo. Perfetto. Prima puntata di questa miniserie, il pianeta diamante, geologia di 55 gran Cliè. Allora, prima di tutto, vediamo dove ci troviamo, proprio dove ci troviamo in senso universale. Noi siamo sul pianeta Terra, che è nel sistema solare, quindi un sistema con una stella e con dei pianeti. E i nostri vicini galattici sono altri sistemi planetari con altre stelle vicine. Poi c'è la Milky Way Galaxy, che è la nostra Via Lattea, la galassia in cui viviamo, una galassia spirale. Noi siamo su uno dei bracci a spirale di questa galassia. A sua volta questa galassia, che è piena di stelle, si trova nel sistema galattico locale, nel gruppo galattico locale, che a sua volta, questo gruppo galattico, cioè pieno di galassie, fa parte di un supergruppo, il supergruppo della Vergine, che a sua volta è pieno, pieno, pieno di galassie. E abbiamo altri supergruppi vicino al supergruppo della Vergine. Questi supergruppi, non c'è scritto nell'immagine, ma tutti questi supergruppi vicini si chiamano Laniakea. E poi abbiamo l'universo osservabile, praticamente, cioè che è formato da tanti supergruppi. Insomma, siamo un puntino nel mezzo Un dell'immensità. viaggio, Nicole, è proprio un viaggio questo. Sì. Ecco, una cosa che voglio già specificare qua. Sistema solare. Allora, io leggo dappertutto, sui giornali, dappertutto, leggo sistemi solari, cioè trovate un sistema solare a 50 anni luce, eccetera, eccetera. Allora, sistema solare ce n'è solo uno ed è il nostro, cioè gli altri si chiamano sistemi di un'altra maniera, che può Esatto. essere sistema 55 Cancri, sistema TRAPPIST-1, ma sistema solare ce n'è solo uno. La parola comune è sistema planetario, non sistema solare. Per favore, se c'è qualche giornalista nella live, Ah, ecco. smettetela. È sbagliato. Cioè, sistema solare ce n'è solo uno. Allora, dopo questa breve introduzione, voglio specificare con questa immagine come si formano tutti i tipi di pianeti praticamente che conosciamo. Da una nube protoplanetaria si chiama appunto. Cioè protoplanetare, cioè prima dei pianeti. Questa nube è formata da gas e polveri. Quando queste polveri si aggregano tra loro per gravità, alla fine crescono i pianeti. Non è un fantascienza, perché ormai le abbiamo osservate proprio direttamente, altre nubi, i protoplanetari, così nello spazio. Prima era solo una teoria, ma poi è stata proprio osservata direttamente. Per quanto riguarda la Terra, noi sappiamo che la geologia terrestre è dominata da una cosa, in particolare le placche tettoniche. Cioè abbiamo questa crosta sul mantello di magma liquido e sul nucleo, che è roccioso, che è solido, che è formato da ferro e nichel. Queste placche si muovono per via dei movimenti convettivi nel mantello, quindi possono scontrarsi, creare montagne, aprirsi, generare oceani, eccetera, eccetera. Ora, questa per ora è una caratteristica unica della Terra, cioè non abbiamo mai avuto evidenza di placche tettoniche su un altro pianeta, ma proprio mai. Quindi sarebbe emozionante un giorno trovarlo su altri pianeti, però sappiate che questa caratteristica è proprio unica della Terra ancora. Cos'è quindi un esopianeta, o anche detto pianeta extrasolare? È un pianeta terrestre, roccioso o gassoso, che orbita una stella diversa dal Sole, fine. Questa è la definizione. Quindi un pianeta fuori dal sistema solare, che può essere appunto in un altro sistema planetario.
Questa nell'immagine sono, cioè, questo è Alfa Centauri, che ha 4,4 anni luce da noi, che è il più vicino che abbiamo, cioè il più vicino sistema planetario a noi è a ben 4,4 anni luce. Cioè, se voi viaggiaste alla velocità della luce, cosa impossibile fisicamente, arrivereste in questo sistema non prima di 4,4 anni. Che poi Nicola voglio aggiungere la caratteristica di questo è che anche la stella più vicina poi Alfa Centauri e neanche a far apposta nel sistema abbiamo poi anche i pianeti, quindi pensate Esatto, anche al abbiamo fatto di trovato. quanto siano comuni poi tra le altre Esatto. cose gli Quello esopianeti. che vedete nella foto non si vede bene, ma c'è un cerchio rosso. Quel cerchio rosso è l'esopianeta che abbiamo individuato in Alfa Centauri, che sarebbe terrestre. L'abbiamo individuato circa 2 anni fa, mi pare. E quindi l'esopianeta più vicino a noi. Come li scopriamo questi esopianeti? Utilizzando dei strumenti che sono telescopi spaziali, cioè in orbita nello spazio, dove non hanno molte interferenze con l'atmosfera terrestre, come il Kepler Space Telescope della NASA, che finora ha individuato, c'è cioè in un rapporto, uno degli ultimi rapporti ufficiali, 2662 pianeti, esopianeti. Quindi ha dato tanto alla ricerca questo pianeta, questo strumento, e anche l'Hubble Space Telescope, un altro grande, grande strumento che è stato utilizzato per trovare esopianeti. Ma come fanno questi? Non è che A tal proposito, Nicola, colgo sì, l'occasione per mettere anche in chat, ragazzi, un articolo dedicato proprio a Kepler, certo, scritto sì. da Umberto, quindi ve lo potete, Umberto Battino, quindi chi vuole, magari dopo la live, dateci un'occhiata. Prego, Nicola. Ecco, in questo articolo, se poi lo andate a leggere, ci sono scritti proprio le tre scoperte principali che ha fatto Kepler per gli esopianeti, che sono cose veramente rivoluzionarie per l'astronomia moderna. Ma come fanno questi telescopi a trovare esopianeti? Non è che punti un telescopio sullo spazio, nel vuoto cosmico, e trovi dei puntini, è impossibile. Si usa un metodo che si chiama curva di luce, o metodo dei transiti. Che succede praticamente? Allora, se voi avete una candela accesa in una stanza buia, no? E ci passate davanti, ovviamente occultate un po' della sua luce, vero? E la stessa cosa succede tra una stella e un pianeta. Quando c'è una stella e c'è un pianeta che gli orbita attorno, quando il pianeta orbita e passa davanti alla stella, cala la luminosità della stella, la luminosità percepita dai telescopi che osservano la stella. Perché alla fine questi telescopi, quello che osservano sono le stelle, no? Perché ci sono pianeti che gli orbitano attorno. Se c'è un abbassamento nell'intensità della luce, cosa può significare? Non penso che possa essere una navicella aliena che passa ripetutamente davanti alla stella, ma la cosa più logica e naturale è un pianeta che può essere gassoso o roccioso. Qua vedete proprio una curva di luce reale, cioè proprio quello che vi ho detto. Praticamente nell'asse X trovate il tempo, nell'asse Y trovate l'intensità luminosa. Come vedete, l'intensità luminosa cala ciclicamente, quindi costante. Quindi significa che un pianeta passa di lì ogni tot ore o anni o minuti. Quindi questi sono i metodi, questo è Anche il perché metodo. giustamente questa è una cosa bellissima, perché poi noi pensiamo sempre ci sono anche pianeti, esopianeti che orbitano vicinissimo alle loro stelle, quindi effettivamente il loro moto intorno alla stella è molto rapido, quindi non dura diciamo, giorni, vabbè, poi dipende ecco, Esatto, sì, ma dall'umidità. voi ci pensate quanto è difficile trovare questi dati nelle curve di luce? Cioè, veramente ci vogliono anni e anni di ricerca, alcune volte. Comunque questo è solo uno dei metodi, il più usato, il metodo dei transiti. Poi ci sono altri metodi che vedremo anche nelle prossime live. Allora, questi sono i nostri vicini galattici, come vi stavo dicendo, i nostri sistemi planetari vicini, e oggi ci occuperemo di questo, quello che abbiamo visto prima nella foto di Pasquale, il sistema 55 Cancri, che è più o meno a questa distanza relativa da noi. Allora, questa è un'immagine giusto per farvi capire quante tipologie diverse di esopianeti abbiamo scoperto finora. Ci sono di tutti i tipi, sono mondi di lava,
pianeti oceano, c'è solo con oceano, senza niente. Superterre, che sono praticamente delle terre, dei pianeti rocciosi molto più grandi in massa della Terra. Pianeti gassosi di tutti i tipi, addirittura gioviani caldi, cioè pianeti come Giove, ma caldi, che sono alla fine quelli che abbiamo rilevato di più perché sono più facili anche da rilevare, ma in realtà non significa che sono quelli più comuni. Insomma, di tutti i tipi, veramente, anche pianeti metallici, completamente di metallo. Allora, oggi ci occupiamo di un pianeta alquanto strano a sua volta, che sarebbe un pianeta diamante. Questa immagine è solo un'immagine artistica, cioè non è nemmeno concepito così questo pianeta, solo, giusto per farvi capire di cosa parliamo oggi. 55 Cancri E. Questo pianeta si trova assieme ad altri 5 pianeti, come abbiamo detto, nel sistema 55 Cancri, quindi non nel sistema solare 55 Cancri, ma nel sistema 55 Cancri. Ed è il pianeta più vicino alla stella. La stella che orbita è una nana gialla, che è simile al Sole, praticamente. E 55 Cancri è il suo pianeta, cioè il pianeta più interno, proprio quello più vicino alla stella. Pensate che orbita così veloce attorno alla stella che un anno su questo pianeta dura 18 ore. È una cosa incredibile, proprio. E questo pianeta è una superterra, come ho detto prima, una superterra si intende un pianeta, cioè non come la Terra, cioè, in cui la massa è maggiore di quella terrestre, ma sempre molto di meno, è molto meno grande rispetto a a livello di taglio, è molto meno grande rispetto a un gigante gassoso, però comunque molto più grande della Terra. Ragazzi, vi voglio ricordare che questa che state vedendo è sempre una rappresentazione artistica, Sì, quindi non. allora ecco, tutte le immagini che vedrete in queste live sono sempre rappresentazioni artistiche. Come ho detto all'inizio, ancora non abbiamo mai. Allora, esiste la tecnica del direct imaging, cioè immagine diretta di esopianeti, ma è ancora una tecnica ai primordi, e non è che vedete con quel pianeta così. Cioè, quindi, queste sono immagini artistiche. C'è proprio ci sono proprio gente alla NASA che si dedicano proprio a fare queste immagini artistiche degli esopianeti in base a come sono modellati, sia da modellazioni numeriche che facciamo come ricerca dell'università, sia appunto di dati che ricaviamo dalle osservazioni. Allora, stavo dicendo, è una superterra scoperta nel 2004. La massa, ecco, di questo pianeta è 8,6 volte quella terrestre, per questo vi stavo dicendo che è una superterra, cioè veramente è tanta questa massa. Il raggio è quasi il doppio di quello terrestre. Allora, una cosa importante è che questo pianeta è bloccato marealmente con la stella, che significa che come la Luna con la Terra, praticamente questo pianeta orbita la stella sempre rivolto con la faccia verso la stella. Quindi una faccia, quella illuminata a giorno, è sempre rivolta verso la stella. L'altra faccia, quella non illuminata, è sempre rivolta verso l'oscurità dello spazio. Quindi c'è una differenza anche di temperatura pazzesca tra la parte rivolta verso la stella e la parte rivolta verso l'esterno. Questo blocco mareale che è il pianeta con la stella genera anche vulcanismo estremo. Vulcanismo estremo che, come vedremo, ora è caratterizzato da processi abbastanza strani. Come abbiamo detto prima, si trova sia sì, circa 41 anni luce dalla Terra, 40-41 anni luce dalla Terra, quindi abbastanza distante. Però non tantissimo, la maggior parte degli esopianeti interessanti che abbiamo visto sono molto più distanti. Allora, questo pianeta si è ipotizzato che possa essere, all'inizio, nei primi studi, che possa essere un pianeta carbonico. E da qua nasce il fatto che possa essere un pianeta diamante, e questo ve ne parlo tra poco. Studi più recenti,
Però sostengono che questo pianeta possa essere un oceano di lava, proprio per il fatto anche del suo orbitare attorno alla stella sempre della stessa faccia. Però nel corso di questa live io mi dedico alla prima possibilità, al fatto che possa trattarsi di un pianeta carbonio, e poi vi spiego anche perché penso sia una delle possibilità maggiori, diciamo, questo pianeta. Allora, prima di tutto vediamo quale potrebbe essere l'origine di questo pianeta. Alcuni scienziati pensano che questo pianeta sarebbe potuto essere un nettuniano caldo, cioè significa un pianeta gassoso, come simile a Nettuno, però caldo, e che si. Diciamo, all'inizio si sarebbe formato nella parte più esterna del suo disco protoplanetario. Il disco che abbiamo visto prima, quello da cui si formano i pianeti attorno alla stella, ha elementi chimici più pesanti vicini alla stella. Quindi, vicino alla stella si formerebbero i pianeti terrestri per questo motivo, come vediamo nel sistema solare. Mentre nelle parti più esterne del disco ci sono invece i pianeti gassosi, cioè sono quelli con gli elementi più leggeri, come l'elio, l'idrogeno, eccetera, eccetera. Quindi si pensa che questo 55 Cancriae si trovava prima nelle parti esterne del disco e poi è stato portato nelle parti interne, quindi non ha fatto in tempo a sviluppare l'involucro grassoso per trasformarsi in un gigante gassoso. Quindi noi pensiamo sia stata una superterra dovuta all'accrescimento di materiale roccioso derivante dai pianeti più grandi del suo sistema planetario. Quel caso che ho detto prima, appunto, è questo: cioè, se è davvero un nettuniano caldo, sarebbe formato nelle parti più esterne del disco di accrezione. Come vedete in questa immagine, vedete la parte più esterna del disco, che è quella più bianca, diciamo, sono gli elementi più leggeri. E quindi lì si formano i pianeti gassosi. E la stessa cosa è successa diciamo, nel sistema solare con Giove. Si pensa sia successa. Si pensa che Giove si sia formato nelle parti più esterne del disco e poi si è migrato verso l'interno per via di fenomeni di risonanza, ad esempio, con altri pianeti che hanno modificato la sua orbita, o fenomeni che ancora non conosciamo. Quindi i pianeti possono anche migrare, cioè sappiate questo, cioè, anche È un se si formano. fenomeno, comunque comune, non è, cioè, Sì, accade spesso nei ecco, sistemi planetari. a maggior ragione, ecco, magari a maggior ragione il 55 Cancriae potrebbe essere veramente un pianeta gassoso mancato. Quindi ci troveremmo magari di fronte a un nucleo di un pianeta gassoso, cioè magari in futuro scopriamo che il nucleo di Giove è simile al 55 Cancriae. Di lato a questa foto del disco di accrezione, vedete un disco vero, cioè quello che vedete di lato, quello in rosso, è proprio un disco di accrezione reale, visto da un telescopio in un altro sistema planetario che si sta formando. Praticamente quei cerchi concentrici intorno alla protostella di questo sistema planetario sono cerchi in cui in futuro si potranno formare altri pianeti, cioè pianeti che stanno nascendo in questo momento, cioè è una cosa strepitosa. Cioè, quello che vedete in quell'immagine era solo un modello che esisteva concettualmente nella nostra fantasia, no, fantasia, diciamo, come modelli, come teorie, prima di vederlo direttamente. Quindi ora l'abbiamo visto direttamente e sappiamo che è così. Allora, quanto riguarda appunto 55 Cancri, è così vicino alla stella che la parte rivolta verso la stella è composta da minerali vulcanici vaporizzati, c'è cioè la sua atmosfera, diciamo. Ha una coda simile a una cometa, questo pianeta. Perché? Perché questa coda è formata da tutto l'idrogeno che diciamo, spazzato via dalla stella stessa. Cioè, quindi quello che vedete è così.
Mamma, che meraviglia! Questo video, sì, vedete questo pianeta che si comporta come una cometa, praticamente, una coda, perché la stella gli distrugge tutta l'atmosfera continuamente, cioè l'idrogeno va continuamente a vaporizzarsi e vedete questa lunga coda di Direi idrogeno. inospitale per la vita. Diciamo, non è tanto bello vivere là, però se ci sono forme di vita che si sono adattate, però è difficile perché la vita stessa come la conosciamo, ecco, stiamo parlando sempre di vita come la conosciamo, in quel momento, in quel luogo lì, con tutte le radiazioni stellari che arrivano, non farebbe nemmeno in tempo a unire due molecole tra loro, cioè che le radiazioni li staccherebbero. Quindi la vita come la conosciamo, che è un insieme di molecole attaccate tra loro, sarebbe impossibile veramente. Allora, vi faccio vedere questo solo un attimo per farvi capire perché è nata l'idea proprio di questo interno diamantifero di questo pianeta. Allora, qua si dice in questo paper scientifico, che è una pubblicazione, proprio la prima pubblicazione scientifica che è stata fatta del pianeta 55 Cancrie, è riportato che, dove è sottolineato il rosso, è riportato che questo pianeta, dalle modellazioni che sono state fatte da questi scienziati, questo pianeta può solamente essere spiegato da modelli che prevedono che è ricco in carbonio, è un interno ricco di carbonio, ferro e altri silicati. E questo è possibile, secondo i loro modelli, perché il disco protoplanetario della stella che ora sta orbitando questo pianeta in passato era formato da tanto carbonio, cioè attorno a questo disco planetario vi era una quantità grande di carbonio. Quindi questo, a maggior ragione, influisce sul fatto che questo sia veramente un pianeta carbonio. Ora, non sto facendo altro che parlare di carbonio, però non di diamanti. Per quale motivo? Perché ora ve lo dico perché. lo dico perché capirete tutto. Questa è un'illustrazione di come è suddiviso questo pianeta 55 Cancrie, sia all'esterno che all'interno, secondo i modelli numerici sempre. La crosta che vedete, questo pianeta è fatta di grafite. La grafite è un minerale composto tutto da carbonio. Il diamante lo trovate nel mantello di questo pianeta. Il diamante è anch'esso un minerale composto tutto da carbonio. Dopodiché, nelle parti inferiori trovate dei minerali tipici al silicio, tipici dei mantelli anche di altri pianeti, e l'interno avrebbe un nucleo che è liquido, un nucleo di ferro che è liquido. Allora, perché vi sto parlando di grafite? Perché, come vi ho detto, sia la grafite sia il diamante sono minerali formati tutti da carbonio. Vediamo perché è così importante. La grafite è un allotropo del carbonio, quindi è un minerale con la più alta temperatura di fusione ed è tutto costituito da carbonio. Atomi di carbonio sono in questo minerale, sono in un reticolo esagonale a strati. Vi faccio vedere delle immagini. Il diamante è anche un allotropo del carbonio. Cioè, allotropo significa appunto che il carbonio può trovarsi in natura sia come grafite sia come diamante. Ma quello che cambia è la struttura cristallina che questi due minerali hanno. La grafite, come ho detto, ha un reticolo esagonale a strati, mentre nel diamante gli atomi sono disposti a tetraedro. Ecco qui. Sulla destra potete notare la grafite, che è disposta a strati. Gli atomi si rispondono proprio a strati. Nel diamante, gli atomi di carbonio si rispondono a tetraedri. Quelli sono tanti te tetraedri messi assieme, praticamente, che formano il diamante, che è praticamente il minerale con la durezza più alta che abbiamo, che esiste. Probabilmente veramente legami fortissimi. Qual è come fa la grafite, quella che vedete sulla destra, a
trasformarsi in diamante. La grafite si può trasformare in diamante. Come? Ecco, vedete di nuovo le strutture È dei due cristalli. impressionante come pensare, ecco, che al cambiare Sì. della struttura poi cambia, ecco, quello che Ecco, otteniamo esatto. Sì, come elemento proprio. al cambiare della struttura cambia proprio l'elemento. Allora, Esatto. pensate che la grafite, ma voi sapete cos'è la grafite? Cioè, la grafite è Io lo volevo dire, però aspettavo che lo dicessi tu, Nicola. la grafite è la punta delle matite. La punta delle matite che voi usate per disegnare è la grafite. Quella punta può diventare diamante. Ma come? Allora, la Come si punta fa, della Nicola? matita, Me lo spieghi per ecco, la piacere. punta della matita quando scrivete, quello che state facendo è staccare ad uno strati di carbone, quelli che vedete sulla sinistra. Quando voi scrivete, quegli strati di carbone si staccano uno a uno per scrivere, appunto. Come si trasforma la vostra matita in diamante? Per farlo non è tanto semplice, che dovreste andare fin sotto nel mantello terrestre. Perché la grafite può trasformarsi in diamante solo a pressioni elevatissime. Stiamo parlando di 35 GPA di pressione e temperature di 2000 Kelvin. Queste pressioni e queste temperature li trovate sulla Terra solamente se andate nel mantello della Terra. Cioè, stiamo parlando di profondità inaccessibili proprio a qualunque essere umano. Sono profondità dove le placche sprofondano e per la temperatura alta che c'è, la pressione alta, si fondono anche le placche quando sprofondano. Quindi queste pressioni le trovate naturalmente nel mantello. In laboratorio è possibile arrivare a tali pressioni. Le pressioni di, diciamo, di. Le persone in grado di trasformare la grafite in diamante non sono totalmente raggiungibili nemmeno in laboratorio, sono veramente pressioni altissime. Quindi, cioè, l'unico modo veramente per trasformare la grafite in diamante sarebbe accedere a queste pressioni dentro Ragazzi, mi la crosta del dispiace, pianeta. purtroppo niente, non si può fare. No. Allora, su YouTube girano tanti video che fanno vedere come trasformare la vostra matita in diamante mettendola nel microonde. Ovviamente sono tutte stronzate, cioè, No, scusate la parola. vabbè. Effettivamente, sì. Non è possibile. Allora, abbiamo capito perché 55 cancrie è così. Perché sotto la crosta di grafite raggiungiamo quella pressione tale da trasformare la grafite in diamante. Ecco perché il pianeta diamante. Ora avete capito perché. Quindi praticamente tutto il suo interno è formato da diamanti. Ecco, cioè, una cosa incredibile. Penso che finora l'unico pianeta diamante che abbiamo scoperto nell'universo. E se questo modello, appunto, prende sopravvento, questo modello del pianeta carbonio, veramente c'è, cioè, una miniera di diamanti, qualcosa di inconcepibile. Se voi d'ora in poi, quando guardate questa stella nel cielo, potete pensare che là c'è un mondo fatto di diamanti. Fantastico. Non è finita, perché su questo pianeta, teoricamente, a parte che ci sarebbe una geologia strana basata sul carbonio per quanto riguarda la crosta, no? La crosta sarebbe proprio basata tutto sul carbonio, cioè le placche tettoniche stesse, se esistono su questo pianeta, sarebbero, cioè, si muoverebbero, avrebbero una dinamica strana basata sul carbonio, cosa che non conosciamo, non mi verrebbe nemmeno in mente come dovrebbe essere. E anche le montagne stesse fatte di carbonio, cioè, pensate a montagne fatte tutte di punte delle vostre matite, cioè, cosa potrebbe essere? O attività sismica particolare. Boh. Il vulcanismo stesso sarebbe così strano che ci potrebbero essere vulcani che teoricamente potrebbero eruttare diamanti, perché appunto il materiale, il magma, non so manco se chiamarlo magma a questo punto, che proviene dal mantello, prenderebbe con sé tutto quel materiale. Quindi. Wow, cioè, bellissimo. Ecco, su questo punto però voglio dirvi qualcosa che ad alcuni stupirà in modo pazzesco, ad altri forse lo sanno.
sulla Terra, sul nostro pianeta Terra, non su 55 cancriere, abbiamo già vulcani che eruttano diamanti Ah. e si trovano in Sudafrica, si chiamano vulcani kimberlitici. Perché eruttano? Non è che eruttano diamanti così, cioè come nel disegno. Eruttano lava che proviene dalle parti profondissime del mantello, dove appunto, come abbiamo visto, c'è la pressione sufficiente per creare diamanti. E questi magmi, quando risalgono, si strappano questi diamanti dalla crosta e se li portano con sé in superficie, eruttandoli come lava. Si chiamano vulcani kimberlitici. In Africa, guarda caso, in Sudafrica ne è pieno di questi vulcani. E poi è conosciuta come la patria del diamante, poi Sudafrica. Esatto, ecco perché. Ora lo sapete allora perché. Quindi sì, vedi, non siamo tanto distanti da 55 cancri sotto questo aspetto. C'è qualche pazzo che ha anche calcolato il valore economico di 55 cancri, calcolando proprio tutto il suo mantello di diamanti, tutto il volume del suo mantello, quindi tramutandolo in dollari. E 55 cancrie avrebbe un valore economico di 26,9 nonilioni di dollari. Cioè, un nonilione è 1 milione elevato a 9. Cioè, potete immaginare quanti soldi che sono lì e non saranno mai raggiungibili. O non lo sapremo, Chi no? lo sa, chi lo Boh. sa. Chi lo sa? Intanto, se volete andare a fare una vacanza, la NASA ha anche preparato questo simpatico poster di 55 cancrie. Lava Life, cioè basandolo su un pianeta lava, sulla parte rivolta verso la stella, dove potrete ammirare questo fantastico spettacolo stando al sicuro in una cupola di vetro. Quindi, se volete andarci, chi è il Prepariamo un viaggio targato cliente? Passione Astronomia, Nicole. Tu Sì. guiderai la spedizione. E niente, questo è quel quanto. Allora, volevo dirvi che domani sul mio canale YouTube, Geocosmos, che invito ad iscrivervi, Sì, adesso trovate un Nicola nuovo metterò, video. Nicola, lo Sì, volevo già, io già l'avevo preparato. Ragazzi, sì, mi raccomando, noi stiamo trasmettendo anche sulla pagina di Nicola, sulla pagina sì. Sì. Facebook. Adesso vi metterò nei commenti la pagina Facebook di Nicola Geocosmos e adesso vi metto anche il canale YouTube. Il Prego, canale, Nicola. certo. Sul canale pensate, trovate un nuovo video ogni giovedì, cioè parlo di tutto, sia dei pianeti, sia di Marte, sia dei nostri pianeti sistema solare, sia anche dei vlog in giro per il mondo. Quando sono in altre parti del mondo, vi spiego la geologia direttamente sul posto, eccetera, eccetera. Domani, appunto, per l'occasione, trovate anche con un articolo su Passione Astronomia, vi linko al mio video su questo pianeta, quindi se volete approfondire, sarà anche un video. Sì. Niente, se avete Comunque, domande. no, ma comunque diciamo abbiamo anche al di là delle live, anche poi in futuro magari qualche video di caricarlo anche su Passione Astronomia con Nicola, Sì. quindi non vi insomma ci saranno tante e tante novità. Allora sì, scatenatevi con le Certo. domande, magari ne recuperiamo qualcuna vecchia, quindi nel frattempo mi raccomando, seguite Nicola sui suoi profili. Voglio ringraziare Anna e poi Fabian e Paolo per le stelle, Giulio, grazie di cuore, ragazzi, Allora, grazie, siete. io domande mi sa comunque che le posso leggere pure io qui, perché ora Ah, sono col ok, cellulare e le perfetto, vedo. perfetto, perfetto. Allora, io ragazzi, allora io sono un geologo planetario, non sono un astronomo, quindi se ci sono domande che penso che possa rispondere meglio un astronomo, cioè Certo. non li posso prendere in considerazione perché, Esatto, però, quindi restiamo a tema su quello che stiamo sì. affrontando. E Nicola Però ha provate anche a dato. farmi domande, cioè fatemi tutte le domande che po volete, poi se vedo che non riesco a rispondere comunque non li... Nicola, guarda, hai dato veramente una bella. Ecco, condivido il tuo pensiero perché ciò che dice Nicola è vero, perché astronomia vuol dire tanto, vuol dire Tante veramente tante tante sfaccettature. Quindi ci sono cose. persone che vari ricercatori che si occupano di tutti i campi di studi poi legato a ciò che concerne ecco l'astronomia. Quindi non si può sapere tutto. Quindi questo è il discorso. Vincenzo Martino Allora, dice: incredibile come da una durezza da durezza 1 si passa a una durezza 10.
Allora, sì, no, le sto leggendo pure io le domande, sto Ah, scegliendo un attimo le vai. domande. Allora, ecco, ce n'è una interessante. Per un sistema planetario, come si fa di Alessandro Pezzato? Per un sistema planetario, come si fa a distinguere tra più pianeti che passano davanti alla stessa stella? Ecco, questa è una cosa che non ho detto, perché giustamente non è che c'è solo un pianeta, un sistema planetario, ce ne sono tanti. Però è facile in realtà, perché tu sai che un pianeta ha quell'orbita, cioè non è che ha tante orbite diverse. Quindi tu discrimini i dati, cioè se passa un pianeta sempre a quell'orario e poi ne passa un altro 2 ore dopo, non può essere lo stesso pianeta, ovviamente, non è che torna indietro 2 ore, cioè non è che aumenta la velocità, poi cioè, la velocità è costante, la velocità orbitale di un pianeta, quindi se passa uno ogni 8 ore è un pianeta, se ne passa uno ogni 12 ore è un altro, eccetera, eccetera. Sì. Poi aspetta, c'era quest'altra di Christian Petrocchi. È possibile che dalla Terra, per prospettiva, l'orbita di un ipotetico pianeta non si veda mai transitare davanti alla sua stella? E di conseguenza è impossibile sapere che esista? Ecco, questa è già una domanda in cui mi trovo un po' in difficoltà, però cioè, per logica ti potrei dire sì. Allora, non, secondo me, non nel fatto dell'orbita, cioè il fatto un pianeta che passa davanti a una stella, se è veramente piccolo, è veramente difficile individuarlo. Perché proprio guardare le anomalie dei dati è difficile a quel punto, cioè deve essere abbastanza grande. Per questo i Gioviani caldi, cioè in generale i pianeti gassosi, giganti, sono quelli che abbiamo scoperto di più come esopianeti, perché sono quelli più facili da trovare, ma non significa che sono quelli più comuni. Quelli più comuni sono probabilmente pianeti rocciosi, ma solamente che sono più piccoli e più difficili da individuare. Certo. Ad esempio, non abbiamo ancora mai trovato, o forse ci sono uno o due candidati, una esoluna. Una esoluna è una luna che orbita attorno a un esopianeta. Perché? Perché è ancora più difficile individuarlo. Appunto, non solo perché è più piccolo, ma anche perché cioè, l'orbita già orbita attorno al pianeta, poi che deve orbitare attorno alla stella, eccetera, eccetera. Ed Ma è comunque, difficile. Nicola, questa cosa qua sicuramente sarà, ecco, come il sistema solare e anche gli esopianeti avranno sicuramente lune. Il fatto è trovarle. Sì. Lucio Monaco, come hanno fatto a capire che è sempre rivolto con la stessa faccia verso la propria stella? Questa è un'altra bella domanda. Allora, indirettamente lo capisci, dalla massa del pianeta, dalla sua vicinanza alla stella, più o meno da queste cose, cioè soprattutto dalla vicinanza alla stella. Quando un pianeta è troppo vicino alla stella, a un certo punto è praticamente ovvio che è in blocco mareale con la stella, perché la gravità della stella fa in modo che non ruoti. È lo stesso come succede a Mercurio, che è il pianeta più vicino alla stella nel nostro sistema solare è bloccato marealmente con la stella. Cioè la gravità stessa della stella poi fa in modo che tu non ruoti. Vediamo se ce ne sono altre. Nicola, ti chiedevano il canale YouTube, Sì. adesso lo riposto, ragazzi, lo chiedeva Sì, Domenico chiedete. Cappetta, sì, lo rimetto subito. Poi volevo dire un'altra cosa, ci hanno chiesto se la live resterà, sì ragazzi, come al Sì, solito certo. resterà disponibile sia su Facebook di Passione Astronomia, sulla pagina di Nicola e su YouTube di Passione Astronomia. Vai Nicola. Sì, vado avanti con le domande, sto andando scorrendo, vedendo se ce ne sono altre. Continuate a farne se ne avete. Non ne vedo altre per ora. Invece Allora, ne vedi tu. Ignazio faceva ecco una considerazione sui 35 gigapascal che equivalgono a 350.000 bar, è una pressione difficile anche da immaginare, quindi una considerazione. Giovanni dice, ma Ma dove li dice vedi questi guarda, commenti? Io non li vedo. no. No, ma stai vedendo sui commenti della pagina, su Passione Astronomia, Nicola, devi Sì. guardare.
strano, vabbè. Comunque, Giovanni Raimondo, ma 55 cancri che gira intorno alla stella non dovrebbe disintegrarsi per le radiazioni e reazioni mandate dalla stella? In effetti, No, diciamo, cioè, però no, no, comunque il fatto della coda può essere un aspetta, conseguenza. no, 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 cioè un pianeta roccioso non si disintegra per le radiazioni, cioè, manco se Esatto. ti colpisce un RGB, un raggio di Sì. una pulsar, cioè, no, 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 le radiazioni non distruggono fisicamente un solido, quello che fanno le radiazioni è i venti solari, i venti stellari soprattutto, è distruggere l'atmosfera, quella sì. L'atmosfera, come si vede, si è visto pure nell'immagine di prima, nel video, l'atmosfera può essere strappata via, l'atmosfera di un pianeta, per colpa dei venti solari. E questo è successo a Marte. È successo a Marte dopo che Marte ha perso lo scudo geomagnetico, perché il nucleo suo interno si è fermato, e poi i venti solari hanno distrutto tutta l'atmosfera di Marte, quindi ho diventato il deserto che è oggi. Però no, no, non può distruggere proprio un pianeta. Cioè, un pianeta poi lo distruggi quando in futuro, se in futuro questa stella come il Sole può diventare una gigante rossa e poi imploderà come una nana bianca, oppure se esploderà come una supernova. Cioè, là lo distruggi il pianeta. Sì. Però nell'ultimo episodio di queste live poi vedremo qualche pianeta può anche Ne sopravvivere. vedremo delle belle, Nicola, Vedremo penso, no? delle Poi belle. magari diamo qualche, ecco, alla fine, diciamo, gli Sì, ma ultimi minuti, guardate magari. che non sapete cosa vi aspetta ancora, cioè guardate che gli altri episodi rimarrete anche a bocca aperta. Ma comunque, alla fine di questa live diamo qualche accenno sulla prossima, comunque, giusto Sì, 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 qualche piccolo sì, sì. spoiler. Sì, Vincenzo ti una. chiede se sei calabrese e ti dice se è nostro orgoglio, parlo da calabrese, dice Sì, Vincenzo Martino. ovviamente dalla voce già si sente che sono calabrese. Sì. Sono a Milano solo temporaneamente, diciamo. Ecco, Sì. allora vediamo. Io sto continuando a leggere. Vai, Allora, non riesco a Stefano mi vederli chiedi con per il telescopio. Stefano, ti invito a contattarmi in privato, in pagina, oppure mi potete scrivere su Instagram. Ragazzi, mi raccomando, mi state scrivendo in tantissimi. O in pagina mi mandate un messaggio, o vi lascio il mio Instagram e mi contattate in privato. Quindi non fatevi problemi. Scrivetemi quando volete e ve lo lascio qua il mio Instagram. Però non parliamo di Ah, telescopio stasera che ho già un sai. problema. Ora riesco a leggere più domande, comunque, dal computer riesco a leggere più, quindi ora Ecco, posso rispondere ad altri un c'era il attimo. trucco, Nicola. Eh sì. Allora, no. Sì, solo che mo se n'è andato. C'era C'è uno. Marica che ti fa una bella domanda, Nicola, te la leggo io. Sì. Nell'enormità di nozioni e materie che riguardano l'astronomia o la geologia, cosa spinge a Sì. diventare geologo planetario? Interessantissimo conoscere anche questa materia. Questa è una bella domanda. Sì, bella. Allora, praticamente mi sta dicendo come ho fatto ad appassionarmi alla geologia planetaria. Esatto. Sì, no, io vabbè, sì, da quando sono piccolo veramente, da quando ho ricordo che mi piace proprio esplorare quello che disconosciuto c'è nell'universo, cioè non tanto, molti guardano le stelle, io guardo il buio, cioè mi piace proprio capire cosa si cela nell'universo. Proprio i pianeti è stata una cosa che disegnavo quando ero piccolo, tipo cercando di capire come sono fatti questi mondi. Poi, sì, alla fine ho scelto geologia perché non volevo, diciamo, focalizzarmi sull'aspetto fisico delle stelle o delle galassie, mi piaceva proprio studiare la parte solida dell'universo, cioè quindi i pianeti. Poi sono entrato, diciamo, nell'astronomia passando dal lato della geologia invece del lato dell'astronomia. E qui, allora, come ho fatto ad avvicinarmi poi alla geologia planetaria, diciamo, nella mia laurea triennale e nella mia magistrale mi sono focalizzato sulla vulcanologia, cioè ho studiato lave sulla Terra. Poi, nel mio dottorato di ricerca, ho usato le mie conoscenze di vulcanologia per studiare lave eruttate su Marte, che ho toccato con mano proprio, cioè ho analizzato in laboratorio pezzi di Marte che arrivano sulla Terra come meteoriti marziani. E quindi sì, pubblicato nuove scoperte anche su Marte, sulla sua geologia, la sua possibile vulcanologia anche Sì. odierna.
Poi diciamo, sì, sono entrato così proprio nella geologia planetaria in questo modo. Quello che mi appassiona, diciamo, che le mie domande future, su cui voglio rispondere nei prossimi anni come ricercatore, sono quelle di capire l'evoluzione interna che hanno i pianeti terrestri, soprattutto a livello termico, anche gli esopianeti, quindi comparandoli anche con Marte, con altri pianeti del sistema solare, eccetera, eccetera. Questo. Certo, allora c'è una domanda che viene da un amico della tua pagina, Nicola, quindi Andrea Vitrano, te la metto in sovraimpressione, vedi? Sì, Andrea Vitrano, sì, la conosco. Allora, la lettera leggo io. Se i Sì. diamanti a basse pressioni diventano grafite, come mai esistono nelle meteoriti diamanti di miliardi di anni? Allora, se i diamanti a basse pressioni, perché i diamanti a basse pressioni diventano grafite? Come mai esistono nelle meteoriti diamanti di miliardi di anni? È vero questo. Perché nelle meteoriti, i diamanti che trovi nelle meteoriti sono prima di tutto formate da. Non sono formati, cioè, diciamo, in origine, cioè sono i nanodiamanti che trovi nelle meteorite, non sono poi diamanti grandi, sono microdiamanti. Sono formati quando ci sono impatti di asteroidi nello spazio. Questo impatto genera una pressione alta, e qua hai appunto la formazione di questi microdiamanti, che arrivano poi sulla Terra come nanodiamanti, però non sono diamanti grandi. Però Certo. questo è il processo è proprio in cui si forma la pressione di impatto di questi corpi nello spazio. Sì. Allora, C'è un altro, ho visto un'altra domanda. Nicola, solo un attimo così risolvo un attimo, c'è una domanda di Giovanni che chiede. Sì. Diciamo perché l'universo è oscuro. Allora, Giovanni, guarda, ti lascio un mio articolo relativo che risponde proprio a questa domanda. Ti do un piccolo spoiler: paradosso di Olbers. Quindi adesso ti lascio il link dell'articolo nei commenti. Vai, Nicola. Allora c'è Domenico Chiappetta che mi scrive: allora conosci bene il Marsili, Nicola? Allora non c'entra niente con la live, però è vero, sì. Conosco bene il vulcano sottomarino Marsile a sud Italia, perché sono vulcanologo prima di tutto, e perché appunto ho studiato anche io il rischio tsunami che possa provocare questo vulcano. Trovi nel mio canale YouTube un video in cui ne parlo, voglio approfonditamente. Ecco, per la domanda di prima, quella sulla geologia planetaria, sul mio canale YouTube trovate anche un video su come diventare geologi planetari, proprio su che materie studiare, eccetera, eccetera. Ve lo riposto. Sì. No, guarda, io vi consiglio di iscrivervi perché sono molti video interessanti, spero siano interessanti per voi. Io lo faccio per voi, soprattutto, per appassionarvi a questo mondo e per anche aiutare chi è iscritto a geologia a inoltrarsi nel campo della geologia planetaria, perché guardate che, cioè, almeno ai miei tempi non esisteva per nulla questa cosa nei dipartimenti, ho dovuto studiare tutto da me, cioè, nessuno mi ha mai insegnato nulla di geologia planetaria. Vediamo, ci sono altre domande, io non so Guardando qua pure perché io. c'è un mistero perché non me li fa vedere a me. Allora, Pierpaolo Pedemonte, Nicola, ti chiede: ci sono Allora, esopianeti con la stessa consistenza di questo, o quelli scoperti sono diversi pur essendo nella stessa orbita? Aspetta. aspetta, consistenza è una cosa, poi orbita è un'altra cosa. Cioè, mi stai parlando Esatto. di un parametro e poi mi stai parlando tipo di una location. Cioè, non capisco la correlazione tra le due cose, però sicuramente sì, pianeti densi come questo a voglia sono stati scoperti un altro bel po', secondo, da quanto mi ricordo. E poi sì, cioè, la domanda alla fine è: sì, diciamo, non sono correlate le due cose, però sì, Certo. questo è stato scoperto. Certo. Poi Nicola, c'è Giovanni che va un po' off topic, ecco, diciamo Vai, della vai. live dei pianeti, ti chiede la correlazione tra la Ah, scala l'ho letto, geologica e ecco. cambiamenti climatici. Sì. Guarda, di questo argomento, cioè, non voglio inoltrarmi tanto perché non è il mio campo di cioè,
non è il campo in cui sono esperto, però quello che ti posso dire è che se tu vai in Antartide, fai un carotaggio e prendi delle carote di ghiaccio, tu poi analizzi tutti gli strati in vari milioni di anni, cosa hanno registrato quelle carote, tu vedi che il cambiamento climatico è un processo reale che sta accadendo davvero. È che dalla rivoluzione industriale, veramente con l'impronta dell'uomo, è una cosa che non è mai successa così velocemente, diciamo, sulla Terra. Sono stati sempre periodi di fluttuazione, però mai così velocemente. Questa è la differenza. Sì. Però sì, non posso, diciamo, non voglio approfondire perché non è il mio campo, però Certo. più o meno Vabbè, no, ma hai questo. dato una bella risposta comunque, Sì, Nicola. Sì. Comunque, ragazzi, io vabbè, diciamo domande non ne vedo più, penso che ho risposto a tutti. Nicola, più che altro direi a questo punto, il prossimo appuntamento con Nicola abbiamo detto che sarà tra 15 giorni, quindi il 27, quindi sempre mercoledì 27 alle 21 uscirà il solito evento, la solita locandina, il solito link, quindi non vi preoccupate. Di cosa parliamo il 27? prossima puntata, Corot 7B. È un esopianeta che è un mondo oceano di lava, quindi andremo in vacanza in un mondo oceano di lava. Ce ne saranno delle belle. E quindi insomma è un piatto ricchissimo, quindi ragazzi dovete, ecco, senza dubbio, ecco, continuare a seguirci, perché ripeto, le live dedicate agli esopianeti, io sono molto contento, e quando lo ripeto, quando Nicola mi ha proposto diciamo di fare tante live dedicate agli esopianeti, io subito, senza pensarci su, ho detto sì, Nicola, sposi in pieno, ecco, il tuo Sì, ma progetto, come vi quindi... ripeto, stasera uno l'abbiamo visto. Pensate che l'universo è strapieno di questi mondi, ma proprio mondi, miliardi di mondi che ancora non conosciamo. Voi pensate quando guardiamo il cielo, cosa c'è là che non conosciamo? Cioè, è una cosa Esatto, assurda. esatto, esatto. Il bello non Ripeto. è solo, capito, forme di vita aliene, no, è anche questo, cioè, proprio anche la parte solamente solida dell'universo, cioè, quante diversità c'è. Certo, vero. C'è Berenice che ti fa i complimenti. Complimenti a Nicola per le spiegazioni. Molto affascinante il campo della geologia planetaria. Grazie per le interessanti dirette che fate sempre su questo canale. Quindi grazie mille. Vabbè, Nicola ringrazia anche lui. L'ultimissima domanda, Mauro Marelli chiede come viene determinata la natura composizione di un pianeta, sempre partendo da quei pochissimi dati che puoi prendere dal telescopio, che sono massa, densità, eccetera, eccetera, questi pochi dati. Quindi, da questi pochi dati tu indirettamente arrivi al resto. Purtroppo dobbiamo fare tante assunzioni nello studio degli esopianeti, perché ancora è una scienza giovane, non possiamo andare direttamente, eccetera, eccetera, ma speriamo in futuro trovare una Certo. cosa migliore. Ci vediamo al prossimo episodio. Sicuramente. Allora, ragazzi, prima di chiudere, vi voglio ricordare, innanzitutto, voglio ricordare l'appuntamento di domani sera, perché le live qua sono tante, Costante. diciamo, stiamo cercando di intrattenere ogni sera, i nostri amici con tanti argomenti interessanti. Domani sera ci sarà la live, di Tommaso Nicolò, che sarà con un grande astrofilo, ovvero Giuseppe Donatiello. Giuseppe Donatiello ha scoperto una galassia nana. Quindi, la live si chiama proprio Cronaca di una scoperta a colloquio con Giuseppe Donatiello. Quindi mi raccomando, non mancate domani sera per i giovedì dell'astrobiologia, domani alle 21. Vi ho messo il link nei commenti, adesso ve lo metto anche, diciamo, per gli amici di YouTube. Ed inoltre voglio ricordare anche l'appuntamento di lunedì con la serie dedicata all'astrofotografia con il nostro Stefano Maraggi. Quindi vi lascio nuovamente il link, e quindi continuate a seguirci, mi raccomando. Quindi con Nicola ci vediamo tra 15 giorni. Nicola, grazie, veramente una live molto molto No, grazie a voi. interessante. Mi raccomando, seguitelo sui suoi profili, sia Geocosmos che il canale Geocosmos YouTube, TV. trovate i link nei commenti. Nicola, grazie allora. Grazie a voi e buona serata. Buona serata a tutti e sempre cieli sereni.